Proprietà caratteristiche degli insiemi aperti. Noi vogliamo dimostrare queste tre proprietà. Allora, prima proprietà. Queste proprietà in generale, quindi non nell'esempio particolare della topologia euclidea, ma per qualunque topologia in qualunque spazio medio. In realtà per qualunque topologia si richiedono queste proprietà. Allora, prima proprietà, l'insieme vuoto e tutto l'insieme, tutto lo spazio sono sempre aperti. Seconda proprietà, se A con 1, A con K sono aperti, allora l'intersezione per J che va da 1 a K o per N che va da 1 a K, siamo meglio N, neanche possiamo, gli A con N è aperto. Questa proprietà si enuncia dicendo che l'intersezione di un numero finito di aperti è sempre aperto. Di un numero finito di aperti è sempre aperto. Terza proprietà, se allora che lettera questa A con lambda, e lambda appartenente a lambda grande, è una famiglia di aperti, allora l'unione per lambda appartenente a lambda grande di A con lambda è aperta. Questa proprietà si enuncia dicendo che l'unione di una famiglia qualunque di aperti è sempre aperta. Quando parlo di famiglia indiciata dall'indice lambda, si dice indiciata, non indice 0. Alcune variabili economiche sono indicizzate, qua si dice indiciato. Significa che io ho una famiglia di indici lambda grande, lambda grande, lambda maiuscolo, o scusate, un insieme di indici lambda maiuscolo, lambda varia in questo lambda maiuscolo, e per ogni lambda in questo insieme di indici ho un elemento della famiglia A con lambda. Fate attenzione perché questa famiglia potrebbe essere infinita, per esempio ci metto n appartenente a n grande, allora per ogni numero naturale c'è un elemento o un insieme, a con 1, a con 2, a con 3, ma potrebbe addirittura essere, se questi fossero i numeri reali, io qua avrei una famiglia di insiemi e non sarebbe neanche numerabile, perché gli insiemi reali non sono, i numeri reali non sono numerabili, quindi la famiglia degli indici non è numerabile, potrebbe anche addirittura essere non numerabile. Non ce ne importa. Io ho una tanti insiemi, sono tutti aperti. Faccio l'unione di tutti questi insiemi. Viene sempre aperto. Chiaro? Quindi, ripetiamo. Il vuoto e x sono sempre aperti. L'intersezione di una famiglia finita di aperti è sempre aperta. O di un numero finito di aperti è sempre aperta. Sempre aperto. E l'unione di una famiglia qualunque di aperti è sempre aperta. Praticamente significa, voi avete degli insiemi aperti, prima di tutto siete sicuri che il vuoto e x sono sempre aperti. Poi se avete degli insiemi aperti e fate un'intersezione di 2, di 3, di 100, di un miliardo di questi insiemi, vi viene fuori un aperto. Se tutti gli insiemi di partenza sono aperti
e se l'intersezione è finita, allora siete sicuri che sia una vera. Oppure fate l'intersezione di quanti vi pare a voi? Insiemi, aperti, e viene sempre aperto, anche se sono infiniti. Chiaro? Se andate a rivedere lo specchietto, ecco, prima di fare la dimostrazione di queste tre proprietà, andiamo a rivedere il nostro specchietto. Avevamo E uguale, facciamo l'unione per n che va da 1 a infinito di 0n. Cosa viene? Stiamo a parlare di topologia per idea qua. Prima cosa viene? 0, 1, unito 0, 2, unito 0, 3, unito 0, 4, cosa viene? No? I numeri reali positivi. Io ho preso i numeri da 0 escluso fino a 1, poi fino a 2, poi fino a 3. Ok? Ed è ancora un insieme aperto. Se sono vere queste proprietà, non abbiamo bisogno di verificarlo, perché le proprietà ci basterà. Vedi la. Se noi dimostriamo quelle proprietà, non dovremmo. Questi sono aperti? Sì. È un'unione di aperti? Sì. E allora è aperto. Ovviamente in questo caso lo possiamo anche verificare, però adesso andiamo a fare E, l'intersezione per n che va da 1 a infinito di meno 1 su n, 1 su n, cosa faceva? Faceva l'insieme che conteneva il solo 0. Allora vedete, questi erano tutti aperti, faccio l'intersezione, non è aperto. Allora facciamo quest'altro caso, E uguale intersezione per n che va da 1 a infinito di 0, 1 su n. Prima di dire cosa viene, che l'avevamo anche già calcolato, però prima di dire cosa viene, posso dire se questo insieme è aperto? È un'intersezione infinita di aperti. Sì. Attenzione, posso dirlo prima di calcolare? No. Cosa viene? Ah, prima non lo posso dire. Però in questo caso cosa viene? Che è? Ok. Allora, voglio dire, qua c'è scritto intersezione di un numero finito di aperti e aperti. Quando ne faccio intersezione di un numero infinito di aperti, questo non vuol dire che automaticamente sia aperto o non aperto. Non c'è nella proprietà. È chiaro? Quindi significa che bisogna andare a controllare caso per caso. Questo è un esempio di intersezione infinita. Qua mi viene un insieme che non è aperto. Intersezione infinita di aperto. Qua mi viene un insieme che non è aperto. E qua mi viene un insieme che è aperto. È chiaro il discorso adesso? Quindi, se io faccio un'unione qualunque di aperti, anche infinita, anche non numerabile, viene sempre aperta. Se io faccio un'intersezione infinita di aperti, me la devo andare a calcolare, oppure devo andare a dimostrare per altra via se è aperto oppure no. Perché potrebbe venire aperta, o potrebbe venire anche non aperta. È chiaro? Ok. Adesso andiamo a dimostrare queste proprietà caratteristiche degli aperti. Allora, dimostrazione. La proprietà 1 o I, io dico che è ovvia. È banale. Perché è banale? Allora, la proprietà 1 afferma che il insieme è vuoto e tutto x sono aperti.
Ha un insieme vuoto perché è aperto? Perché non ha nessun elemento, non bisogna controllare nulla. A norma di definizione è aperto. L'insieme X perché è aperto? Perché qualunque sfera è contenuta in X. E quindi è sicuramente intorno di ogni primo punto. Quindi questa qui è banale. Vi capiterà qualche volta, questa è una cosa di italiano, di trovare su qualche testo italiano scritto è triviale. In italiano triviale significa un'altra cosa completamente. È un'errata traduzione di ritorno dall'inglese. Che cos'è? Perché è banale, invece si scrive it's trivial. Ok. Seconda proprietà. Allora, basta mostrare che se A1 e A2 sono aperti, allora A1 intersecato A2 lo è. Quindi basta dimostrare che l'intersezione di due è aperto e non aperto. Perché? Lo spiego qua a parole però. Se io devo fare A1 intersezione A2 intersezione A3, beh, posso sempre scriverlo così. Posso sempre associare l'intersezione. Allora, questo è aperto, allora se dimostro questo, allora questo è aperto. Poi questo è aperto, intersecato con A3 che è aperto, sono sempre A2 e A2, quindi sarà ancora aperto. Quindi un'intersezione di 10 insiemi posso sempre fare due alla volta. Quello che è venuto prima, intersecato quello che viene dopo. E quindi è vale in realtà per ogni numero finito K. E quindi basta mostrare che se ho due aperti la loro intersezione è ancora aperta. Allora, sia x con 0 un punto dell'intersezione, cosa devo dimostrare? Che è intorno di ogni proprio punto. Allora esiste ε1 tale che la sfera di centro x con 0 e di raggio ε1 è contenuta in A1 ed esiste ε1 maggiore di 0 tale che ε2 maggiore di 0 tale che la sfera di centro x con 0 e raggio ε2 è contenuta in A1. Cosa sto sfruttando? L'ipotesi A1 e A2 sono aperti, x con 0 sta sia in A1 che in A2, allora c'è una sfera contenente x con 0 contenuta in A1, un'altra sfera contenente x con 0 e contenuta in A2. I raggi possono essere diversi, chiaro? Adesso prendo epsilon, il minimo tra epsilon1 ed epsilon2. È evidente che la sfera di centro x con 0 di raggio epsilon, questo minimo intanto è positivo perché è il minimo tra due numeri positivi, che questa è contenuta, epsilon è più piccolo di minore uguale di epsilon1, quindi è contenuto qua dentro e quindi è contenuto in A1, è più piccolo, minore uguale di epsilon2, quindi è contenuto qua dentro e quindi è contenuto anche in A2 e quindi è contenuta nella loro intersezione, contenuta nell'uno, contenuta nell'altro e contenuta nella loro. Se volete posso fare una figura A1 A2 x con 0, allora qua c'era la sfera che stava in A1, dovrei disegnare tratteggiato la frontiera, qua c'era la sfera che stava in A2. Beh, vedete, se prendo il raggio più piccolo sto sicuramente dentro sia A1 che A2, chiaro? Perché questa è contenuta nella sfera più grande che stava dentro A1, questa comunque era contenuta dentro A2 e quindi sta in ambedue gli insiemi.
Quindi cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che ho preso un punto qualunque dell'intersezione e ho fatto vedere che a 1 intersecato a 2 è intorno di quel punto. Contiene una sfera contenente il punto. Quindi a 1 intersecato a 2, a norma di definizione, è aperto. Era quello che dovevo dimostrare. Andiamo un quadratino qua. 3. Allora, sia x con 0 appartenente all'unione per lambda appartenente a lambda degli A con lambda. Quindi esiste un, chiamiamolo lambda 0, tale che x con 0 appartiene ad A con lambda 0. Se un elemento appartiene a un'unione, deve appartenere ad almeno uno degli insiemi dell'unione. Quindi esiste un indice particolare tale che x con 0 appartiene ad A con quell'indice particolare. Questo vuol dire che la sfera di centro x con 0, diciamo che esiste un epsilon maggiore di 0, tale che la sfera di centro x con 0 e di raggio epsilon è contenuta in A con lambda 0, ma che a sua volta è ovviamente contenuto nell'unione di tutti quanti. E anche questa proprietà. Ok? Lì lambda, l'indice qual è? Lambda appartenente a lambda grande. Lambda 0. Ok? Vabbè, quindi io che cosa ho detto? Ho detto l'unione contiene x con 0 e allora x con 0 deve stare in uno di questi. Allora ci sta una sfera che lo contiene e sta in uno di questi. Ma se una sfera contiene x con 0 e sta in uno di questi, dicendo x con 0 sta in uno di questi, comunque sta nell'unione. Allora cosa ho dimostrato? Che l'unione è intorno di ogni proprio punto, che è quello che dovevo dimostrare. Allora, adesso io potrei perdere molto altro tempo per dimostrare proprietà di intorni, enunciare e dimostrare proprietà di intorni, poi avremo i chiusi, eccetera, eccetera. In realtà non lo farò. Voglio solo spiegare un attimo cosa significa proprietà caratteristiche. Allora, noi come abbiamo agito? Abbiamo detto, abbiamo la distanza, con la distanza ci facciamo le sfere aperte, con le sfere aperte ci facciamo gli intorni, definizione, no? Se ho la sfera aperta posso dire chi sono gli intorni, se ho gli intorni posso dire chi sono gli aperti, ok? Quindi, avendo le sfere aperte posso fare gli intorni, posso fare gli aperti, poi faremo i chiusi chi saranno, i complementari degli aperti, poi faremo la parte interna, poi faremo la chiusura, tutte queste robe qua. Chiaro? Ciascuna di queste famiglie, la famiglia degli intorni, la famiglia degli aperti, la famiglia dei chiusi, la famiglia delle parti interne, la famiglia delle chiusure, hanno tutte le loro proprietà. Me le scrivo, me le metto dentro un quadernetto o dentro un libretto. Che significa caratteristiche? Attenzione. Noi siamo, per fare tutto questo, siamo partiti da uno spazio metrico, ok? E quindi noi avremo sempre una metrica dietro tutto ciò, che rende facile fare tutto ciò, perché la metrica, con la metrica ci fate la distanza e ci fate la sfera aperta, con la sfera aperta ci fate tutto il resto. In realtà, se partite da intorni, hanno le loro proprietà, aperti hanno le loro proprietà, chiusi hanno le loro proprietà. Allora partite da una di queste famiglie con il suo corredo di proprietà e riuscite, grazie a quelle proprietà, a definire tutte le altre famiglie e vi verranno con le stesse proprietà che stiamo enunciando noi. Per esempio, questo lo vedremo anche per esempio per gli aperti e chiusi, lo vedremo. I chiusi che proprietà avranno? Siccome i chiusi saranno definiti come complementari degli aperti, allora hanno queste tre proprietà. Il vuoto x sono anche chiusi, sempre, perché il vuoto è complementare di x e x è complementare del vuoto.
Poi, grazie alle leggi di Morgan, l'intersezione di una famiglia qualunque di chiusi è chiusa, l'unione di una famiglia definita di chiusi è chiusa. Queste proprio le vedremo nel dettaglio. Comunque, caratteristiche significa che se io parto dagli aperti con le loro proprietà, posso definire i chiusi, posso definire gli intorni, posso definire la parte interna, posso definire la chiusura e altre cose di questo genere. Non posso definire la distanza in generale. Cioè, quindi, avere la distanza è un livello superiore. Se ho la distanza, ho anche gli aperti, chiusi, gli intorni, questa roba, se ho gli aperti, chiusi, gli intorni, tutta questa roba, forse c'è la distanza, forse no. Comunque, tra intorni, chiusi, aperti ed altri concetti collegati, posso decidere di partire da una famiglia di queste qua e farmi tutte le altre. Diciamo, posso dire chi sono i chiusi di una certa topologia, e poi gli aperti saranno i complementari chiusi, e poi gli intorni saranno quelli che contengono aperto e contengono il punto, e così via. Oppure posso dire chi sono gli intorni, allora posso dire che gli aperti sono gli intorni di ogni proprio punto, eccetera, eccetera. Allora, siccome c'è questo meccanismo in cui parto da una famiglia e equivalentemente mi ricostruisco le altre, questo è il motivo per cui queste proprietà si chiamano caratteristiche. Uno spazio, un insieme, cioè sul quale sia specificata la famiglia degli aperti, e quindi anche quella dei chiusi, e quindi anche gli intorni, e quindi anche eccetera eccetera, si dice spazio topologico, cioè spazio con una topologia. Quello che abbiamo visto noi in questi due giorni è che uno spazio metrico è necessariamente topologico. Per avere uno spazio topologico basta dare gli intorni, e allora fate gli aperti, fate i chiusi, fate l'apertura, le chiusure, eccetera eccetera, oppure basta dare gli aperti, allora fate i chiusi, gli intorni, eccetera, oppure, capito? Però tutte quelle cose lì saranno equivalenti, ma non è detto che, diciamo, mentre ogni spazio metrico sarà topologico, non è detto che ogni spazio topologico sarà metrico. Questo l'ho accennato, non l'ho scritto, quindi evidentemente non mi metterò in croce all'orale per questo. Quello che ci interessa a noi conoscere in particolare che quelle proprietà le dovete sapere, però le proprietà degli aperti, le proprietà dei chiusi, tutto quello che si usa sulla lavagna si dovrebbe sapere. Bene, allora, quindi a noi interesserà, noi non andremo mai al di fuori degli spazi metrici, o quasi mai. Quindi per noi è sufficiente sapere che in uno spazio metrico la topologia si fa così, e quindi è che queste proprietà per gli aperti sono, perché le dovete sapere? Le dovete sapere perché le userete. Ok? Andiamo adesso allora a vedere chi sono i chiusi. Essenziali, questo è la spina dorsale di quello che abbiamo fatto oggi. Se mi ricordo questo, sono in grado di ricostruirmi tutti i resti. Se non mi ricordo quelle definizioni là, dove voglio andare? Forse l'ho già detto, sicuramente a quelli che erano prima di voi l'ho detto tante volte, e sicuramente quando sono venuti a fare l'esame hanno sperimentato la correttezza di quello che dicevo. Per me, per quanto riguarda l'esame, a parte ovviamente c'è sia lo scritto che l'orale, ma per quanto riguarda l'esame, soprattutto l'orale, diciamo nell'ordine di importanza l'ordine di importanza va in questa direzione. Prima bisogna sapere le definizioni, poi bisogna sapere gli enunciati, poi bisogna sapere le dimostrazioni. Nel senso,
Cioè, è inutile che mi venite a dire, quando se mi sbagliate una definizione, è inutile che mi veniate a dire, ma io conosco la dimostrazione del teorema complicatissimo tal dei tal. Non ha senso. Perché conoscere le definizioni equivale a dire, sappiamo di che stiamo parlando. Se non conosco la definizione, non so di che sto parlando. Il punto sta al limite o sulla frontiera? Uno, nell'insieme 0-1, intervallo chiuso a destra. Allora, in base alla definizione, sta sulla frontiera. Chiaro? Poi daremo le definizioni di punti di accumulazione e altro. Però, le definizioni sono fondamentali, perché se non sappiamo la definizione non andiamo da nessuna parte. Poi dobbiamo sapere gli enunciati, perché una volta che abbiamo fissato il linguaggio comune, dobbiamo sviluppare quello che dobbiamo dire e quindi l'enunciato sono le affermazioni che la teoria ci permette di prima enunciare e poi dimostrare. Ma se non la enunci correttamente, che vuoi dimostrare? Ok? Poi, sai, diciamo, bisogna sviluppare dimostrazioni. Quindi è chiaro che dei tre errori che si possono fare, è più lieve un errore nel quale uno, per esempio, dipende, se poi uno non mi sa le dimostrazioni perché non sa fare due ragionamenti in fila, allora la situazione comunque è grave. Se invece uno, per esempio, faccio un esempio di una cosa che è positiva per uno studente, allora uno viene all'esame, mi fa una dimostrazione, la fa in maniera errata, arriva a una conclusione errata, poi si accorge che la conclusione è errata perché contraddice l'enunciato, perché per qualche altro motivo se ne accorge, torna indietro e trova l'errore della dimostrazione. Questo non è non è una cosa negativa, è una cosa estremamente positiva, perché quello, vabbè, può capitare a tutti di fare un ragionamento, diciamo, in un certo punto uno si sbaglia, però poi vede che le conseguenze sono errate, controlla e torna indietro, perché ha dei capisaldi dove ancorarsi. Sa che questo non è vero, quell'altro è vero, sa che quella, diciamo, il teorema diceva così o diceva così. A volte uno, per esempio, può capitare più spesso che uno mi dica, no, non mi ricordo in maniera precisa questa ipotesi, se ci vuole o non ci vuole, allora sviluppo la dimostrazione, vediamo, se la uso vuol dire che ci vuole, se non la uso vuol dire che non ci vuole. Questo è estremamente positivo, perché significa che uno ha coscienza nello sviluppo del teorema di dove sta usando eventualmente una certa ipotesi. Più di una volta faremo questo discorso. Scriveremo le ipotesi di un teorema. Poi a un certo punto, arriviamo alla fine del teorema, vi dirò dove l'abbiamo usata. Dove l'abbiamo usata? Chiaro? Ok, adesso torniamo alla definizione di chiuso. Ah, quindi per collegarmi a questo discorso, io qui ho fatto uso del paradosso dell'etichetta, se ci fate caso. Gli intorni si chiamano sempre U. Gli aperti, U perché viene da neighborhood, quindi si usa la U in inglese, è sempre U. In italiano qualche volta si usa I, ma I è intorno, intervallo. Gli aperti si chiameranno sempre A. I chiusi si chiameranno sempre C. Però non è che il momento che diciamo, non è che se chiamo con A una cosa deve essere per forza aperta. Diciamo, tendenzialmente io cercherò di riservare questa lettera soltanto agli aperti, così come la C verrà riservata soltanto ai chiusi. Però non si può escludere a priori che capiterà di usare questo simbolo quando l'insieme non è aperto o non è chiuso. Comunque C si dice chiuso, questo è facile, nel senso che non è un ragionamento, una definizione non è un ragionamento, però è una definizione corta. Se solo se x meno c, ovvero il complementare di c, è aperto. Allora, l'insieme si dice chiuso se solo se il complementare è aperto. Allora, quindi i chiusi per definizione sono i complementari degli aperti. Vediamo un attimo
degli esempi. Questa è una dimostrazione, la posso cancellare. Allora, partiamo da un caso facile, quando alla fine sono sempre questi due esempi parecchi. Perché per adesso conosciamo poche metriche. Allora, esempio 1, prendiamo x insieme qualunque e la distanza 0, 1. Ci ricordo. Vale 0 quando i punti sono uguali e 1 quando i punti sono diversi. Ok? Allora, vedremo casomai nella terza ora, faremo qualche un esempio almeno di un'altra metrica, faremo su C, faremo la metrica euclidea anche lì, e invece faremo, introdurremo un'altra metrica, la metrica di Manhattan o LU. Allora, prendiamo insieme qualunque, voglio sapere se è aperto, sì, no, e se è chiuso. Sì, no. Allora, vediamo da prima con questa metrica qui. Prendiamo un insieme qualunque, sottoinsieme qualunque di x. È aperto? Se vi ricordate quello che avete fatto mezz'ora fa o no? Allora, diciamo, nella topologia indotta dalla distanza 0,1, la topologia discreta, un insieme qualunque era aperto o no? Era aperto. Perché era aperto? Perché era l'unione dei propri punti. L'unione di aperti, i punti erano aperti, l'unione di aperti erano aperti. È chiuso? Perché sì? Allora, se tutti gli insiemi sono aperti, i complementari di tutti gli insiemi sono sempre insiemi e quindi sono anche chiusi. Allora, prendo un insieme. Un insieme si chiama chiuso se il complementare non è aperto. Se il complementare di un aperto. Prendo il suo complementare. È un sottoinsieme di x? Sì. È aperto? Sì. Abbiamo visto prima. E quindi il complementare, cioè E, è chiuso. Quindi, nell'esempio della topologia discreta, quella che si chiama la topologia discreta, è una topologia quasi inutile, perché tutti insieme sono aperti, tutti insieme sono chiusi. Allora, adesso andiamo invece a vedere, a cambiare la situazione, andiamo a fare R con la topologia euclidea. Thank you.
la distanza è un'idea. Allora, 0,1 è aperto? Sì, l'abbiamo visto. È chiuso? Allora, chi è il complementare 0,1? R meno 0,1 è uguale a? Unito i punti 1 e 0 nel complementare ci stanno perché nell'insieme non ci stanno. Allora, questo insieme è aperto. Perché non è aperto? Perché 0 e 1, sia 0 che 1 non sono punti interi, basta uno di più. Lo vedete che 0 non è intero. Quando faccio una sferetta attorno a 0 significa un'intervallina di centro 0 di raggio di semiampiezza epsilon. Quindi quando vado verso destra becco dei punti positivi che non stanno, che stanno in 0,1 e quindi che non stanno in 0. Quindi è aperto sì, è chiuso no. Prendiamo Q. Era aperto? No. È chiuso? Chi è il complementare di Q? R meno Q, cioè gli razionali. Erano aperti? No. E allora Q è chiuso? I chiusi sono per definizione come degli aperti. Se R meno Q non è aperto, Q non è chiuso. Quindi come vedete può capitare che un insieme. Vediamo un po'. 0,1 è aperto? No. È chiuso? No. Perché il complementare R meno 0, 1 è uguale a meno infinito 0 unito 1 più infinito. Ora, questo insieme è aperto, ma questo no, perché lo 0 non è interno. Quindi lo 0 non è interno neanche all'unione. Non è detto, perché se stava uno dentro l'altro magari l'unione era aperta, però siccome insomma il punto 0 non è un punto interno di questo insieme di tutto qua e quindi il complementare non è aperto e quindi l'insieme non è chiuso. Quindi come vedete può darsi che l'insieme sia aperto, può darsi anche che non sia né aperto, però se è aperto normalmente non è chiuso. Può darsi invece, è possibilissimo invece, che non sia né aperto né chiuso. Cioè stanno tanti insieme, non sono né aperti né chiusi. Questo è il famoso intervallo semiaperto, non è né in realtà né aperto né chiuso. Questa cosa semiaperto si usa solo per gli intervalli, insomma non è una definizione di topologie, perché in realtà riguarda solo un caso particolare, gli intervalli stanno in R, no? Ok. Ho detto generalmente un insieme aperto non è chiuso nella topologia euclidea. Questo è vero sempre tranne che quali sono gli insiemi che devono essere per forza sia aperti che chiusi? Tutto R e nella topologia euclidea il vuoto e tutto R sono sia aperti che chiusi. Solo vabbè, per forza per le proprietà degli aperti 0 e il vuoto è X, scusate, devono essere per forza aperti e il complementare del vuoto è x, il complementare di x è il vuoto e quindi devono essere per forza anche chiusi. Quindi non è proprio vero che un insieme non è mai, se è aperto non è chiuso. Ogni sottoinsieme proprio di R si può dimostrare che se è aperto non è chiuso. Proprio significa che non coincide né con tutto R né con l'insieme vuoto. Mentre invece se l'insieme è vuoto oppure tutto è, allora sì, è sia aperto che chiuso. Va bene.
Allora, su questa cosa abbiamo visto abbastanza esempi. Diamo un altro paio di definizioni prima. Ah, no, le definizioni le diamo dopo. Vediamo le proprietà caratteristiche degli usi. Allora, prima proprietà, il vuoto e x sono sempre chiusi. Seconda proprietà, se c1, ck sono chiusi, allora facciamo int, così creiamo un po' di spazio, perché se scrivo se, devo scrivere se allora, se non scrivo niente dico c1 ck chiusi implica che l'unione per n che va da 1 a k di c con n è chiusa. Questa proprietà si enuncia dicendo che l'unione di una famiglia finita di chiusi è chiusa. Vi ricordate l'intersezione di una famiglia finita di aperti è aperta, l'unione di una famiglia finita di chiusi è chiusa. Terza e ultima proprietà, se C lambda è una famiglia di chiusi, n che va da 1 a k di C è. O devo usare un altro indice, uso l'indice. Se ho una famiglia C lambda per lambda appartenente a lambda grande di chiusi, quindi sono tutti chiusi al valore dell'indice lambda, questo vuol dire che l'intersezione per lambda appartenente a lambda grande di C lambda è chiusa. Quindi mentre prima l'intersezione di una famiglia finita di aperti ed aperta, l'unione di una famiglia qualunque di aperti ed aperta, l'intersezione di una famiglia infinita e aperta doveva andare a vedere caso per caso, per i chiusi è esattamente il complementare, cioè il vuoto x sono sempre chiusi, perché? Perché il vuoto è complementare di x, x è complementare di vuoto. Poi l'unione di una famiglia finita di chiusi è chiusa e l'intersezione di una famiglia qualunque di chiusi è chiusa. L'unione di una famiglia infinita di chiusi bisogna andare a vedere caso per caso, può essere chiusa o non essere. Chiaro? Le proprietà ve le lascio, la dimostrazione ve la lascio per esercizio, basta ricordarsi le leggi di De Morgan e il fatto che i chiusi sono i complementari degli aperti. Il complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari, il complementare dell'intersezione è l'unione dei complementari. Chiaro? Passo.